Grazie Presidente. Allora, sì, molta disattenzione, come dice il consigliere Ghera, negli anni scorsi, perché evidentemente questa mozione, tra l'altro vedo che è stata protocollata al segretariato generale il 9 ottobre, forse diciamo è fuori luogo, perché forse non sanno i consiglieri che è partito un appalto semestrale già da settembre per interventi di rifacimento strade fatte bene, come diciamo noi, cioè con fressatura molto importante e quindi contratti molto lunghi, soprattutto vicino alle scuole. Semestrale, ci tengo a dire, di una gara fatta in tempi record dal Dipartimento SIMU, quindi importantissima, perché è stata aggiudicata proprio per dare il respiro al Municipio 10, che per tanto tempo ha sofferto di molte carenze. Dopodiché, le strade che noi vediamo nell'Impegna sono tutte strade a traffico molto limitato, ma non per questo non saranno oggetto di intervento e lo vedrete nei mesi a venire. Addirittura una delle strade sempre nominate nella mozione, via Costantino Beschi, sarà fatta in questi giorni, e non perché è stata fatta chiaramente una mozione da Fratelli d'Italia, ma perché appunto è nella programmazione. Inoltre il Verde già ha aggiudicato un appalto delle portature ad Ostia e nell'entroterra, quindi anche a Cilia Dragona. Il 13 novembre inizieranno i lavori di sfalcio e a fine novembre ci saranno lavori sulle alberature e a bordo strada. Ed inoltre è in fase di aggiudicazione impalto di manutenzione dei giochi e delle attrezzature ludiche. Ci tengo a dire, tutti questi appalti da Ostia, diciamo, e quindi dal mare, dal Lido, fino chiaramente ad Acilia e a Dragona. Interventi quindi importantissimi sul verde, sulle alberature, sulle strade, che tutti quanti possono vedere. Ed inoltre, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, io proprio ho fatto una commissione giovedì scorso, quindi meno di 5 giorni fa, dove si è parlato di dissesto idrogeologico vicino ad Acile, comunque in quel quadrante Casal Bernocchi e Centrogiano, dove come sempre abbiamo messo al tavolo tutti gli attori e abbiamo trovato soluzioni. Quindi, come dice il consigliere di Priamo, fate le cose, noi le abbiamo fatte. Io trovo questa mozione molto strumentale, quindi voteremo contro.